molto. Ho scelto un artista, Danilo Sivali. Ho scelto un artista straordinario, un artista che faccio sempre, il grande George Michael. Tempo. Indossasti maschere per restare anonimo tra gli anonimi. Ora che la morte bussa alla tua porta, dinanzi a lei ti presenti nudo e anche dal mondo. Ora non temi più che in questo tempo ti riconosca. Il tuo viaggio vero comincia ora, verso un luogo dove non esiste il tempo, dove l'amore è infinito e non si può misurare. Bellissimo, grazie Marco. Questo lo trovo proprio nel tuo libro, giusto? Sì. Fantastico. Ah, eccoci qui, è finita la nostra pausa pubblicitaria. Ricordo ai nostri telespettatori, per chi è appena entrato, che stiamo parlando dell'amore con Marco Deola e appunto mi stava leggendo delle poesie, delle frasi dal suo libro. Dove troviamo il tuo libro, Marco? Ce lo vuoi far vedere un'altra volta, magari per gli amici che ancora non l'hanno visto appena entrati in onda? La sorgente magica di Marco Deola. Dove lo troviamo questo libro? Dunque, il libro, io sono uno scrittore indipendente e per indipendente mi slego da tutte quelle che sono le etichette di qualsiasi tipo, no? Direi che siamo nella formula giusta. Tutto quello che è di tradizionale, inclusa la televisione, non esiste più. Però io lo so che esiste questo posto magico, proprio come il tuo libro, e il tuo approccio, devo dire, che è stato molto curioso e interessante, perché tu ti piace incontrare appunto i tuoi lettori in una piazza. Ci vuoi raccontare? Perché è bellissimo questo. Sì. La piazza è Piazza Gaolenti a Milano, dove è presente anche una libreria famosa che ha anche un bar, no? Io tutti i giorni mi reco in questa piazza, bevo il mio tè verde e giro approcciando le persone che sono i miei lettori, no? E mi propongo ai lettori e vendo i miei libri, no? Sto anche sviluppando una forma di vendita presso Amazon con un amico, no? Però principalmente mi piace. Lo possiamo acquistare anche online, anche perché l'incontro nella Piazza Gaulenti è favolosa, però finché la vedremo l'anno prossimo, ormai. Stiamo sviluppando. Vicissitudini. Se no, Piazza Gaulenti per me è un luogo magico, una piazza che ha un qualche cosa che bisogna sentirlo. Cioè c'è un punto in cui anche d'estate c'è un'aria particolare e io tutti i giorni, quasi tutti i giorni, freddo, caldo, vado lì a prendermi il mio tè. Fa onore, è molto piacevole che l'artista, no, desidera entrare in contatto con i suoi lettori, ecco anche la nostra diffidenza, no, con riguardo alla parte virtuale, siamo molto simili da questo punto di vista, perché chi ci conosce benissimo, per noi è la prima volta in cui facciamo le trasmissioni innanzitutto in modo virtuale, ma senza pubblico. Anche per noi è stata sempre una scelta di portare lo studio fuori, questo lo sanno tutti quanti, e specialmente a Milano siamo sempre stati presenti con il nostro pubblico, no? Di poter dare l'opportunità di interagire, no? Di scambiare delle idee, perché no? Di conoscersi, di contribuire, di dare e ricevere. Adesso non è più possibile, tratteremo di fare del nostro meglio in questa platea, no? Virtuale. Anzi, vorrei farti un regalo, Marco, da parte della nostra redazione Iris TV. Noi siamo a disposizione di metterti
appunto per poter vendere, no, il tuo libro, di poter parlare di lui. Questo lo stiamo già facendo, ma siccome c'è un tema, parlare di amore è molto vasto, è molto ampio. Ti mettiamo a disposizione una serie di puntate apposta, se ti farà piacere, di parlare, di parlare dell'amore. Quindi state qui con noi, perché di Marco De Ola sentiremo e dell'amore, no? L'amore definita un nuovo universo wifi, fantastica metafora, questo lo sposiamo anche noi, bellissima, ci è piaciuto tantissimo. Quindi ricordiamo un tuo sito, una mail, dove ti posso scrivere? La mail è presente nella parte posteriore del libro, il mio contatto. Poi metteremo l'aiuto della regia, un primo piano molto più lisibile, quindi non vi preoccupate che vi lasceremo tutti i contatti, la mail, il numero di contatto. Esisti anche sui social, magari, Marco, non lo so. Sì, momentaneamente sono su Instagram, ma a livello personale ho scritto che sono uno scrittore, però sto sviluppando anche questa cosa qua, perché ecco, una cosa che volevo dire, se mi è permesso, Irina, della Piazza Gavolenti, prima ha citato il colore rosso. Io quando vendo uno dei miei libri, la dedica la faccio sempre con la penna rossa. E prima di fare la dedica, lo dico alle persone alle quali dedico il libro, guardo negli occhi attentamente per qualche minuto le persone alle quali dedico il libro. È una cosa che è proprio per questa connessione. E poi scrivo la dedica in base a ciò che ho visto. E spesso... Quindi sei un visivo anche. Sono un visionario. Un visionario, Irina. E guardare negli occhi. Ma non potevi scegliere il meglio, no? Lo sai che il nostro, si vede anche, no? Il nostro marchio, esatto. Il mio nome, tra l'altro, ma tutto quello che sposa, no? È sempre stato il... Quello non l'ho osservato, l'ho visto adesso e mi fa molto piacere, l'occhio ha... È lo specchio dell'anima, no? È il primo contatto, no, che noi lo possiamo avere con l'amore, ecco, per rientrare in tutto l'universo, in tutte le sue sfumature da questo punto di vista. Poi, un'altra cosa, se mi è concesso anche questo, quando io mi capita spesso di persone, ma anche giovani, no? È una forma di trasmettere il messaggio loro anche per quello che sta accadendo, che mi dicono: ma non ho soldi con me. Ho praticato questa cosa molte volte, gli dico: i soldi non sono un problema, se vuoi veramente leggere il libro me li manderai. Ed essendo uno scrittore indipendente, non ho collegamenti con conti bancari, ho una PayPal, e in tutti i casi nel quale io ho dato il libro, la sera stessa ho ricevuto il denaro su PayPal. Perché per la fiducia... dire che la fiducia, no, è la connessione, no, il rapporto, esatto, no, l'empatia che lo stai creando con ciascuno, esatto, è garantita. Questo ti fa onore, Marco, e non solo, ti definisce come... innanzitutto come persona, no? Come lato umano, ma anche dall'altra parte è sempre un messaggio che dobbiamo avere fiducia, possiamo vivere sulla fiducia, lo dobbiamo, esatto, riconquistare per chi l'ha persa, perché la parola chiave è l'amore di noi stessi, l'amore verso gli altri, ma anche il rispetto del loro lavoro, no? Ma anche per l'arte. Abbiamo lavorato tantissimo in quest'anno, specialmente perché lo sappiamo che il mondo dell'arte, che l'arte a 360 gradi, così come il scrittore, il cantante, il giornalista, il pittore e così avanti,
tutti hanno sofferto a livello planetario da questo punto di vista. E l'abbiamo sempre detto, dobbiamo restare sani, però sani anche di mente quando finiremo questa situazione. E questo si fa il nostro cibo per la nostra mente, il nostro cuore, è solo esclusivamente l'arte. Sempre stato questo, quindi non fate morire l'arte. L'artista ha bisogno di sopravvivere, ha bisogno di vivere, quindi deve essere retribuito per il suo arte, se no non riuscirà mai a darvi la sua visione, no? La sua, perché l'arte è una visione a tutto tondo e abbiamo bisogno di questo. Quindi ecco, lancio di nuovo anche sotto Natale stesso messaggio che ci ha sempre seguito per l'intero anno 2020. Marco, c'è un messaggio speciale per i nostri telespettatori, ma in generale anche per i tuoi lettori? Io quello che continuo a sostenere a tutti quanti sono le parole che ti ho detto all'inizio, Irina, e a tutti quanti. Le parole chiave sono fede e paura. Hanno una linea sottile, molto sottile, che può confondere, può fare in modo che una parola entri nel campo dell'altra e l'altra viceversa. Con la paura non si va da nessuna parte. Con la fede si spazia oltre i confini visibili dall'occhio umano. E quindi lì si scopre il vero amore, cioè lì si può scoprire il vero amore. Ma non bisogna aver paura di amare, non bisogna aver paura di amare. Molto spesso mi sento dire anche dalle persone, mi sento uno sciocco perché sono debole, perché se mostro che amo, non è vero niente. La forza sta anche nella fragilità. La fragilità determina un tuo stato di fragilità, ma misura anche la forza dell'altro che abbiamo di fronte. Ecco, questo, quindi non aver paura di essere fragili. Questa che vedo che i nostri cari telespettatori lo mettevano proprio, Marco, quindi mi hai già anticipato la domanda, quindi ti ringrazio. È importante di capire che la fragilità è una forza, non è una debolezza, ok? Esatto. Quindi dovete rinunciare a pensare, no, imbracciare questa idea che se amo qualcuno, qualcosa, ma innanzitutto l'amore per se stessi, se prima ci amiamo a noi e noi siamo positivi, siamo ok, giustamente riusciamo a dare l'attitudine, no, il messaggio, il body language, come lo vogliamo definire, riusciamo a dare il messaggio giusto. Se noi siamo focussati su altre cose, trattate di capire che entrare nella vita delle altre persone quando voi non siete a posto, non sapete cosa volete e date dei messaggi sbagliati, quello non si chiama amore. Come anche la famosa, no, lo sentiamo sempre, ah, se non ti va, allora non mi piaci. No, non è vero. Non è vero. Le cose si fanno in due. Si chiama compromesso, si chiama amore, si chiama, esatto, dare e ricevere. Sono delle cose che l'individuo li può cambiare, no? Nel suo arco della vita, no? Nel suo percorso. Ci sono delle cose, è vero, che non possiamo cambiare una persona, la dobbiamo amare con pregi e difetti, ma lì entriamo già in un altro discorso. Ma di base quello che si confondava era proprio questo: se non amate, non dite ti amo, perché non c'ha delle conseguenze devastanti, che è valido in qualsiasi cosa. Non dire ti amo questo lavoro e poi io non do 100% e mi aspetto solo essere retribuito. Quindi applicabile veramente e universale, no? Non stiamo parlando solo dell'amore fra i coniugi.
in famiglia, cioè non vi aspettate, ah, non sono compreso, non so, cioè prima fermatevi voi a capire voi stessi se il messaggio che l'avete mandato è giusto per poter ricevere quell'amore desiderato. E senz'altro la risposta arriverà. Ti vedo compiaciuto dal mio monologo, Ti Marco. sto ascoltando e stavo imparando, Irina, perché mentre tu Oh, parlavi, grazie. Non ho per imparando. dire questo. Sto trattando di condividere le mie Io imparo. consapevolezze della vita, anche se tanti mi chiamano ancora bambina, no? Ancora mi si dice bambina, sono ancora in quella fascia trentenne. Siamo bambini in una scuola che si chiama Vita e io stavo imparando delle cose perché mentre tu parlavi mi si smuovevano. Un'altra cosa, ecco, che il riferimento a quello che dicevi, che mi hai smosso, nella vita si può sbagliare. Io sono stato un magnate degli sbagli. Una cosa riguardo la paura è non avere il timore di chiedere scusa quando si sbaglia. Riconoscere il punto di sbaglio, dire mi dispiace, scusa, ma le scuse non devono essere scuse fatte tanto per farle o pro forma, devono essere veramente sentite. Nel momento che io chiedo scusa Certo. a una persona, devo essere in grado di anche di rimediare allo sbaglio che ho fatto, perché se no non ha valore il chiedere scusa. Mai smosso queste cose qua dicendo, ascoltandoti, Ma non ho trattato semplicemente, non è una lettura dei libri, ma è una esperienza di vita personale, come tutti ho quanti capito. noi, anche io ho sbagliato, anche io ho compreso in modo sbagliato, no? Certi concetti. Anche io ero troppo concentrata e focussata su delle cose che l'ho scoperti che in realtà non avevano nessun valore, neanche per me, neanche per gli altri. E tante, tante cose. Sono una persona, un essere umano con pregi e difetti come tutti quanti. Però una cosa l'ho sempre scoperta su me stessa, no? Questo è il mio contributo verso di voi. Non, è vero che non stiamo riconoscendo i nostri errori. Ho sbagliato tantissimo in tantissime cose della mia vita, nelle mie fasce. Però una cosa è certa, ho dato sempre il 100%, anche nell'amore, anche nel lavoro, nell'amicizia, nella famiglia. È vero che certe persone magari non ci sono e se non ci sono, io la mia riflessione su quest'anno ho capito che non dovevano essere, di non prenderla perché era una mancanza di amore, in realtà non c'è mai stato. E quindi l'ho presa, l'ho preso con filosofia. Innanzitutto questo. Quindi svoltiamo pagina di questo libro sperando che 2021 sarà senz'altro meglio di questo. Dobbiamo restare sani personalmente e lo dico anche per questo, per chi mi conosce molto bene lo sa che la mia salute è molto fragile, per non dire altro, però su quello che io godo e ci riesco a fare io senza l'aiuto dei altri e di restare sana di mente perché mi nutro di arte, è quello che io faccio e quindi ve lo consiglio vivamente. Non facciamo morire l'arte. Marco Deola, grazie veramente di cuore di nuovo perché hai accolto il nostro invito, ma con te la promessa l'abbiamo fatto, ci rivediamo a breve con un'altra puntata, un altro percorso. Un'altra sfumatura, un'altra visione, questo universo wifi chiamato amore. Mi piace questo. È un bel viaggio Grazie. lì, è un bel E viaggio, voglio Irina. ricevere un like dai nostri followers. Grazie mille di cuore, buon Natale e feste serene. Questo Natale di abbracci virtuali, spero che riesca a portarvi innanzitutto un sorriso, no? Buon umore
e perché no? Tanta arte, qualità e buon senso nella ricerca dei momenti di ottima qualità. Per voi è stato Irina Tirdea con Marco Deola e la nostra redazione Iris TV a partire da oggi sarà 24 su 24, 7 su 7, incluso il 1° gennaio 2021, accanto a voi, a divertirvi innanzitutto. A presto, ciao! Grazie Irina, grazie a tutti. E un buon Natale a tutti.